Amianto era una storia molto legata alla tua storia, cioè è la tua storia personale, non è solo la storia di tuo padre. Mm-hmm. E, piccola controstoria popolare, vai a cercare radici più, sì, più antiche di una società in cui però tu sei cresciuto. Sì, diciamo i luoghi e le memorie, i luoghi sono quelli forse in parte di amianto, però siamo in anni dove, dove c'era un altro ciclo di conflittualità rispetto a quello degli anni 70, era quella poi del, del periodo 19-20, che, e poi con l'avvento del fascismo questa conflittualità fu, a volte in maniera molto barbara, diciamo, fu domata. Ecco. E io racconto un mondo che antropologicamente non esiste più, che era legato al, ai minatori per lo più, quella la zona lì era una zona in cui da sempre si è estratto ferro, pirite e altri minerali, lignite, c'erano i boschi per produrre carbone e questo carbone si faceva al fuoco con cui si plasmavano i metalli. Questo dai, dal Neolitico e poi gli Etruschi e poi nel Medioevo e poi tutto l'Ottocento e poi fino alla grande industria, alla, all'acciaieria di Piombino. Tutto aveva a che fare con l'isola d'Elba, dove c'era il minerale, le matite e l'Elba, il nome latino era Ilva, che è il nome poi della più importante industria siderurgica italiana. E quindi sono andato a, sono dentro alle miniere, ho seguito le storie di questi minatori, le ho cercate negli archivi e ho cercato di raccontare il mondo. Questi minatori spesso raccontati in maniera come abbrutiti, tinti di nero, invece avevano una, oltre a un'altra conflittualità, avevano anche delle, una forte fiducia nel, nel, in se stessi come motore della trasformazione della storia, qualcosa che poi si è proprio perso, no? Oggi appartenere a un ceto basso significa essere, uno si percepisce come uno sfigato e non ha potere d'acquisto. Questi invece si sentivano il motore delle trasformazioni. E ancora fino agli anni 50 ho scoperto che c'erano, nella mia zona c'erano degli, delle istituzioni culturali prodotte da enti cooperativi dei minatori che facevano, avevano un attivismo culturale tale per cui i film del neorealismo italiano talvolta venivano dati in prima davanti ai minatori, perché agli stessi registi interessava capire come loro percepivano quel mondo, quindi non facevano la prima a Roma nel cinema fighetto, ma andavano a Massa Marittima per vedere come i minatori rispondevano a, questa, a questo film, per capire dalle loro reazioni se quel mondo era stato raccontato bene per i ceti popolari. E quel mondo purtroppo ormai è lontano. C'è una motivazione politica in qualche modo. C'era anche nel tuo lavoro, dico, di recuperare una memoria. Sì, perché, assolutamente, è molto politico secondo me, perché la politica nasce dal recupero, dalla capacità di ricostruire anche un atlante delle memorie operai. Il punto è, adesso la politica la dobbiamo fare a partire da una working class completamente diversa, dove ci sono fette di ceto medio rimpoverito, dove ci sono lavoratori culturali, ma ci sono anche immigrati che lavorano nella logistica e magari hanno loro, che sono loro stessi a loro volta forse cervelli in fuga da, tra virgolette, dai loro paesi. Quindi dobbiamo ricreare un nuovo, una nuova società, di una nuova classe che non sarà quella dei lavoratori dell'industria a cui apparteneva mio padre. Però è importante anche partire dalle memorie operaie, perché quell'atlante di memoria e di lotta del passato diventa, forse non ci può servire per interpretare il presente, ma quelle lotte possono essere in qualche maniera un percorso che permette di fornirsi di strumenti per capire da dove veniamo e per capire dove possiamo, sicuramente non ripercorrendo le stesse strade, la realtà è completamente diversa, però diciamo che queste memorie possono essere delle fondamenta su cui lavorare per poi crescere su edifici completamente diversi, in un mondo completamente diverso. Ritrovare una storia in cui riconoscersi. Sì, certo, per fare cose completamente diverse, perché le risposte non possono più essere quelle dei lavoratori delle miniere o dei lavoratori di fabbrica degli anni 70. Lavoriamo in situazioni di turbo capitalismo, in un mondo che cambia enormemente, a alta accelerazione, però abbiamo per esempio anche in Italia tu hai questa classe operaia, una nuova classe operaia che non è quella che tante volte né i sindacati ma nemmeno quelli che la vorrebbero strumentalizzare da destra riescono a capire,
che può parlare bengalese invece che italiano, per esempio, e di cui dobbiamo capire le storie, perché magari storie ci possono essere storie simili di sindacalizzazione, di percorsi che servono appunto per costruire una nuova società e ma anche una nuova conflittualità, perché la conflittualità sociale è un mezzo di trasformazione della realtà e di costruzione di società migliori anche.